Mi è caro presentarvi un amico che avete già conosciuto negli altri anni. È un amico con il quale stiamo portando avanti un progetto che, come Festival Internazionale di Poesia, stiamo curando insieme a lui per dare la possibilità sempre più a autori nuovi di poter pubblicare libri e farli conoscere all'Italia e anche fuori. Questo concorso veramente vede un migliaio e più di autori che hanno fatto un proprio libro, l'hanno messo in rete e l'hanno messo comunque a disposizione dei lettori. Quindi è veramente una massa molto importante di autori, di parole, di possibili edizioni. Sto parlando di Andrea Mastro Mattei, che è responsabile di un progetto molto interessante, che in pratica ha fatto anche una sorta di rivoluzione per quanto concerne la pubblicazione di libri in Italia. Io sono molto contento di come stanno andando le cose in questi anni, anche perché abbiamo creato un nucleo di migliaia di persone, di poeti e assolutamente di livello. Poi i migliori li abbiamo premiati insieme a Claudio. Sono molto contento perché poi quest'anno apriremo anche un'altra sezione, il concorso dedicato alla bellezza. È una cosa alla quale Claudio anche teneva molto, insomma, quindi comunque abbiamo deciso anche di cercare di contestualizzare un po' il tema. Quindi ci saranno due premi, verranno valutate anche le performance, che sono un po', diciamo, il pane quotidiano anche dell'attività di Claudio. Per restare nel tema, noi appunto quest'anno Claudio ha premiato proprio un performer che comunque non solo poeta, ma anche uno che diciamo, come si dice, insomma, sa stare in scena, insomma. Quindi io volevo farlo salire sul palco, magari viene a leggerci qualcosa. Dimitri Ruggeri, che è il vincitore dell'edizione 2014 del mio esordio poesia. Erano precari, erano giovani e forti, erano 300, erano numeri storti. Me ne andavo un mattino a lavorare quando ho visto il prussiano in mezzo al mare. Era uno scafista che andava a vapore e sulla locomotiva spuntava il tricolore. Lì ad Auschwitz il forno eruttava con un biscotto di Cristo ridotto in fagotto. 3% fa 300, erano 300, erano precari, forti. E sono morti!